Nell'episodio precedente, il conte Dracula, dopo mesi di fallimento, ha finalmente ideato la sua ultima creazione, il mostro dell'isola. I nostri amici hanno scoperto che questo tizio vuole qualcosa da loro, la bussola magica che porta alla cosa che più vuoi al mondo. Foxy è stato rapito dal mostro. Ce la faranno Crazy e tutta la Mad Family a sconfiggerlo? Lo scopriremo in questo video. Adesso Foxy, mi devi dire cosa ti diceva quel mostro una volta per quel tutte. Quel mostro mi diceva bussola magica, bussola. Parlava di un suo superiore, un suo superiore, capo. Un suo capo? Di che se mi minacciava. Ti minacciava, aspetta un attimo. Quindi lui sta cercando la bussola magica. Sì. Quella che io ho nascosto. E dove l'hai nascosta? Non te lo dico, è troppo rischioso saperlo. Perché se ti rapisce di nuovo, tu glielo potresti dire. Non dico nulla a nessuno. No. Non ho mai svelato il tuo segreto che ti fai la pipì nelle mutande. Non mi sono mai fatto la pipì nelle mutande. Vabbè, al di là di quello, quello non è il mio segreto. Chi è questo capo di cui parlava tanto, eh? Non ne ho idea. Iniziamo con la lettera C. La lettera C, è strano. Sa che parla di Crazy. No, non è colpa tua, secondo me. Non sono io il capo. Ah, e questo telefono mio non funziona, che non c'è capo. Quindi a che cavolo chiediamo aiuto? E comunque, quello era il tuo segreto che ti fai la pipì nelle mutande. Ah, sì. Ops. Perciò, parlami un po' di queste piante, sono molto interessanti. Potrebbe essere una pianta. Ragazzi, fermi un secondo. Allora, stavo pensando una bellissima cosa. Che ne pensate oggi di andare al mare? A nuotare! Sì. Aspetta, ne sei proprio sicuro di andare al mare? Lo sai che il mostro potrebbe catturarci, vero? Ah, chi se ne frega! Non ti preoccupare, ascoltate. Io voglio andare al mare e non sarà un mostro a fermarmi. Va bene. Sto parlando con te, ti ho detto che io sto poco bene, quindi rimango qui. Va bene, andiamo, va bene. Andiamo noi tre, sì. Va bene, okay. Ci vediamo più tardi. Sì, non ti preoccupare. Questo mostro lo faccio secco. Ma cosa ci facciamo qui? Ragazzi, andiamo, state calmi. Ricordate sempre che siamo a mare. Possiamo goderci una bellissima spiaggia. Mentre possiamo fare. Siamo qui? Sì. Magari il mostro è a casa che ci sta rubando la bussola. Infatti. State tranquilli, sedetevi. Adesso vi spiego due cosette, amici. Cosa? Fa parte tutto del mio piano. Ma quale piano? Adesso ve lo spiego. Mentre noi siamo qui, il mostro starà cercando esattamente questa. L'hai tu? La bussola magica. Sì. Cosa vorresti fare? Dopo? Non lo so, era fino a qua il piano. Aspetta. Come? Ma il piano fino a qua? Sì, ma no. Se il mostro è in casa nostra, sì? Potrebbe rubare le mie mutandine. Ma che bene, fregare le tue mutandine? Ma con Topolino stampato. Ma che se ne frega? Ma cosa c'entra le mutandine? Ok, stiamo tutta calmi. La nostra attrezzatura. Ma lo so, ragazzi, ho sbagliato, ok? Non penso, cioè, dovevo scriverlo meglio il piano, effettivamente. È solo colpa tua. Ehi, calmiamoci, perché mi sto veramente alterando adesso. Non è per niente colpa mia, avete capito? E ora vi finisco di scrivere il piano. Aspettate due secondi. E dove lo scrivi? Sulla sabbia? Idiota! Io ti avevo detto di prendere la bussola. E tu cosa hai fatto? Hai fallito! Ah, mostro! Adesso tu, sì, proprio tu, andrai al mare dove sono Crazy e tutta la Mad Family e troverai quella dannata bussola, perché se non la troverai, per te saranno gravi conseguenze. Hai capito, mostro? Bene, vedo che hai capito. Non posso andare io, perché non si può sapere che il conte Dracula è su quest'isola. Mostro, buon lavoro. Lo sai cosa ti aspetta se fallisci. Beh,
bene, amici. Allora è tutto pronto? Sì. Avete capito bene il piano, giusto? Sì. Giusto. Ok, allora, Foxy, qual è il punto 1? Qual era il piano? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Perché quando spieghiamo sempre i piani questo idiota non capisce mai niente? No, questa volta non te lo ripeto, sono cavoli tuoi. Ok, l'hai portata la corda, sì, giusto? Sì, eccola qua. Ok, okay. Dove qua? Oh, eccola. Perfetto, perfetto. Ok, perfetto. Allora piano, prendere la corda. Cosa dici? Andiamo, seguitemi, andiamo. Andiamo. Veloce, veloce, veloce. Ok, Foxy, sei in posizione? Sì, sono in posizione, ma okay, non ho ancora capito il piano. Come non hai capito? Ma perché stai facendo tu? Ascolta, quando viene il mostro, tiriamo e lo facciamo cadere. Così lui si farà male e poi lo prendiamo. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Ok, benissimo. Allora, in teoria dovrebbe arrivare. Oh, eccolo! Sta arrivando! Oh, eccolo. In posizione, in posizione! Sta arrivando, sta arrivando! Eccolo! Mostro, mostro, ciao! Ciao! Crazy, non riesco più a tirare la corda! Non lo so, Foxy! Penso che ci abbia immobilizzati questo mostro! Non riesco a muovermi! Ma che cavolo di poteri ha! Crazy, cosa ti avevo detto? È tutta colpa tua! Non è per me! Non era un buon piano! Ma no, aspetta, io lo sapevo che se ci fosse stato Foxy sarebbe andato a finire così! Io! No? Colpa tua! È anche colpa tua! Ma io? Perché c'era Foxy a tirare la corda, eh? È vero, la corda, io! Comunque, vabbè, al di là di questo, non mi sembra una specie di come dire, di déjà vu? Sì, ho capito, ora cosa, come faremo ad uscire? È già successa questa situazione. Ora devi trovare un modo per liberarci. Ma strano. Ah, ecco, è successa con i pirati! Stop. È la fine! Mangiare, 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 no, vi prego! Aspettate un attimo, come eravamo usciti l'ultima volta dai pirati, ve lo ricordate? No, aspetta, no. Forse mi sa che... Cosa? Sì, Crazy, mi ricordo. Sì, cosa? Avevamo... Vabbè, ho capito, scusi signor mostro. Sì, parlo con te. Ci può liberare, per favore? No, no, ti voglio dare la bussola, ho deciso. Sì, veramente, te la voglio dare. E liberaci che te la do, ce l'ho qua. Ma sei pazzo? Ecco, ecco, aspetta un attimo, ecco, te la faccio vedere. Eccola qua. La vuoi? La vuoi? Tieni, tieni. No, prima devi liberarci. Oh, si sta liberando veramente. Ok. Tu dici che bastava. Sì, 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 no, fidatevi di me, fidatevi Ecco qua. Grazie mille, mostro. Ecco qua, mostro. Allora, eccoci. Ora dobbiamo dargli la bussola. Sì. Ragazzi, ora come... Devi dargli la bussola, sai? Sì, mi sembra anche abbastanza molto arrabbiato. Non penso che possiamo scappare. Fa così e ha dei poteri assurdi questo tizio. La bussola, sì. Un secondo. Un secondo te la stiamo per dare. Stai calmo, mostro. Dateci un attimo. Allora, ho un'idea. Tipo, ho un'idea. Fammi fare a me. Allora, mostro. Ecco la bussola! Non mi sembra molto convinto, ragazzi! Sta arrabbiando! Mi sembra abbastanza arrabbiato! Abbiamo soluzioni? Se ci arrabbichiamo sugli alberi? Non penso funzioni! È un secondino, due secondi! Scaviamo una buca sotto terra e ci nascondiamo! Neanche! Soluzione più fattibile! Non lo so! Non toccare i miei amici! Poliziotta, ma come sono venuta a salvarvi? Ragazzi, l'hai visto pure tu? È un sogno? Non no, siamo. Ma con tre mosse di karate l'ha steso! Noi siamo in tre. E lei è da sola. Poliziotta, dove hai imparato queste cose? Semplice, ho fatto karate. Meglio non farla arrabbiare. Penso siano problemi miei se la faccio arrabbiare. Va bene, poliziotta, ok. Mostricello! E adesso chi ride? Il bottoncino! Non lo puoi premere, vero? Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo catturato il mostro dell'isola! Mostro, quanto sei brutto! E ora ce lo mangiamo? No, io non mangio persone così, Comunque è veramente brutto, guarda qua. Veramente, ora che lo vedo da vicino è veramente bruttissimo. E cosa fa questo brutto? Non lo premere! Non vorrei che si attivassero poi... Fermo, Foxy, non si deve premere quel bottone. Ok. Allora, che si fa? Andiamo a divertirci? Sì. Andiamo! Dai, ciao, ce l'abbiamo fatto, ciao!